Lo sport come modo anche per promuovere il territorio. Vivi Città, manifestazione nazionale nel quartiere Marina a Catanzaro. Lo sport per noi è, diciamo, una di quelle attività principali a cui teniamo tantissimo, soprattutto per i più piccoli, perché li educhiamo anche attraverso lo sport. E poi una bella giornata come questa, arriva al mare e soprattutto in un piazzale bello come questo del porto, rende ancora più appetibile, diciamo, questa giornata di sport. Torna Vivi Città nel quartiere Marinaro, quali sono le novità di oggi? Beh, intanto noi l'anno scorso, dopo circa 10 anni di non presenza di Vivi Città, l'abbiamo fatta tornare nella città di Catanzaro. La peculiarità di quest'anno è non solo il solito messaggio ambientalista, ambientale, che vuole lanciare Vivi Città, non solo il messaggio sportivo e di aggregazione sociale, ma il messaggio fortemente impregnato di sociale, che è quello che sarà donata una somma raccolta stamattina per un campo profughi in Siria, dove saranno destinati questi fondi per realizzare un campo sportivo per i bambini che sono purtroppo profughi lì. Una dichiarazione al caldo, dai. Beh, un po' di fatica, però tanta soddisfazione, tanto divertimento, poi bellissimo correre in mezzo alla gente, ti incoraggia, ti stimola, è molto bello. Complimenti anche all'organizzazione, percorso molto, molto tecnico, veloce e divertente, ripeto. Divertente. Abbiamo già i nomi dei vincitori di questa edizione. Chi sono? Chi ha vinto? Allora, mi sembra di capire che per quanto riguarda la classifica maschile abbiamo già i primi tre, e quindi abbiamo Danilo Ruggero, primo assoluto, il secondo Davide Pirroni e il terzo Antonio Maggisano. Stiamo aspettando la prima donna, quindi in questione di attimi arriverà anche la prima della classifica femminile. Soddisfatto di questa edizione? Sì, diciamo che considerando un po' i ritardi di avvio dell'organizzazione abbiamo recuperato abbastanza rapidamente. La cosa poi più bella di questa edizione, al di là dei partecipanti che sono sempre tanti, la location che abbiamo avuto dalla. Forse è arrivata la prima donna. Sì, credo che sia arrivata, è un atleta di, se non sbaglio, di origine dello Zambia. Comunque tra poco sapremo anche i nomi delle prime donne. Stavo dicendo, quindi, per la prima volta abbiamo avuto quest'area del porto appena, diciamo, inaugurata, per cui per noi è un motivo più di soddisfazione avere ospitato gli atleti provenienti da tutta la regione qui al porto di Catanzaro.